serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla con un glitch bomba. Scusatemi se non ve l'ho portato prima, ma ho avuto i cazzi per la capa. Allora, ragazzi, come potete vedere, le mie munizioni non sono infinite e c'è il tempo di ricarica. Con questo glitch andremo a togliere il tempo di ricarica e avremo tutte le munizioni infinite, ragazzi. Quindi non resta altro che cliccare il menu di pausa, regà, andare su online e andarcene al creatore. A questo punto, ragazzi, una volta che siamo al creatore, dovremmo andare a creare un deathmatch. Quindi non vi sbagliate, andate su crea un deathmatch, ragazzi. Dopodiché andate su deathmatch e una volta che siete su deathmatch possiamo iniziare a crearlo. A questo punto dovremo andare a togliere tutti quei triangolini rossi, ragazzi, per far funzionare il glitch. Bene, quindi preparate tutto quanto, mettete il titolo a caso, mettete una descrizione a caso e mettete una foto a caso, ok? Non dovete stare a sbattervi a fare le cose fatte bene, proprio veloce veloce, facile facile. A questo punto cliccate una volta B e tornate indietro, oppure cerchio se giocate la play, andate su piazzamento, ragazzi, e qua c'è un pochettino più sbattimento, ma non vi aspettate chissà che cosa. Andiamo a cliccare sul primo, ragazzi, e andiamo a selezionare il punto di attivazione. Dovremmo metterlo dove ce lo dà bianco, se lo dà rosso vuol dire che non va bene. Quindi io lo piazzerò qui, dopodiché cliccherò di nuovo B o cerchio per tornare indietro, ragazzi, e andremo a fare tutti gli altri triangolini. Quindi qua andremo a fare una foto, poi andiamo a mettere i punti di rientro. Clicchiamo su aggiungi punto di rientro, ragazzi, e ne dobbiamo mettere 15. Vedete che ne clicco uno, diventa 2 di 2, 3 di 3, 4 di 4. Noi dobbiamo andare avanti finché non diventa 15 di 15. A questo punto dovremo andare su punti di partenza squadra e dovremo metterne 4, ragazzi, per squadra. Quindi clicchiamo su punti di partenza squadra, vedete che c'è scritto squadra 1 e ne mettiamo 4. A caso metteteli vicini, in modo da non sbattervi, perché non ha senso, li mettete tutti vicini e una volta che ne avete messi 4, ragazzi, switchate una volta a destra, come vedete in alto è squadra 2, e poi ne andiamo a mettere altri 4 per la squadra 2. Vi ho fatto vedere che anche se vi spostate non succede niente. A questo punto possiamo cliccare B, ragazzi, o cerchio se giocate da play, per tornare indietro nella parte principale del menu della creazione del deathmatch. A questo punto, una volta che siamo nella schermata iniziale, ragazzi, andiamo su piazzamento di nuovo, regà, e una volta che siamo su piazzamento dobbiamo andare a cercare la voce che si chiama set di modificatori. A questo punto dovremo andare su inventario, mettere sì nella prima voce. Dopodiché andiamo su munizioni e dobbiamo andare a mettere senza ricarica, in modo che spareremo veloce e le munizioni saranno infinite. A questo punto, regà, non ci resta altro che tornare indietro fino alla parte iniziale e andare su prova. A questo punto, regà, una volta spawnati nella prova del deathmatch, già non avremo la ricarica attiva, quindi spareremo proprio a raffica continuamente. Quindi se volete potete andare o una sessione inviti per trollare i vostri amici, oppure andate in una pubblica per andare a rompere il cazzo alla gente, perché ragazzi, avere per esempio i missili infiniti senza la ricarica è illegale. Vi ricordate che bisognava saper spammare? Con questo glitch proprio la cosa è diventata illegale, perché succede la stessa cosa dello spam, ma in automatico, semplicemente mirando e sparando.
Io spero che questo video vi sia d'aiuto, ragazzi. Lasciate un like se vi piace e adesso vi faccio vedere cosa praticamente è successo. Vado a prendere un razzo che ha 20 munizioni e guardate qua, illegale spam di razzi, ragazzi. Anche se morite non succede niente, rimarrete buggati. Scrivetemi, ragazzi, nei commenti se anche cambiando sessione rimanete buggati, perché io non ho provato, non ci ho pensato mentre ho editato la clip, però vi faccio vedere che è illegale. Razzi infiniti, munizioni infinite, minigun infinita, bombe infinite, ragazzi. E che dire, il glitch più assurdo di sempre. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like se vi è piaciuto, lasciate un commento se volete commentare e sbada bam, raga, alla prossima!